Per fare le frittelline di mele abbiamo bisogno di un uovo, dello zucchero, della vanillina, del burro fuso, del latte, la farina, il lievito per dolci, una mela tagliata a pezzettini piccoli piccoli e la buccia di limone. Quindi uniamo allo zucchero, all'uovo, lo zucchero, la vanillina, il burro fuso, il latte, farina. Mescoliamo bene. Come vedete è velocissima questa ricetta. E aggiungiamo il lievito per dolci. Scorza di limone grattugiata. Mi raccomando, bio e abbondante. E le mele. Lasciamo un attimo la frusta. E incorporiamo le mele. Alle mele io avevo aggiunto un po' di succo di limone per non farle nere. Se volete potete aggiungere anche dell'uvetta. Il composto è pronto per essere fritto, per fare le frittelline. Adesso aspettiamo che l'olio arrivi a temperatura e andiamo a friggere. Con un cucchiaino facciamo le nostre frittelline. L'olio deve essere circa 170 gradi. Così, e le facciamo cadere nell'olio. Quando le nostre frittelline saranno ben dorate, le alziamo e le mettiamo su carta assorbente. E io continuo a friggere. Le nostre frittelline sono pronte. Quando saranno tiepide, andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo. Abbondante. Ed eccole qua. Visto che a carnevale ogni fritto vale, abbiamo fatto le frittelline di mele. Adesso vi faccio vedere l'interno per farvi vedere quanto sono croccanti fuori e morbide dentro. Guardate. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!